Più tempo passa e più solo mi sembra. Kid non c'è. Goppo e con Barbie, Goppo e Marte. Ha maledetto io quando ci presentai a da Barbie e da bionda. Dice, le bionde sono pericolose. A proposito delle bionde, Shahid, facci una chiamata a Hillary, vediamo come siamo combinati, vediamo che si dice oggi in casa Totti. Niente, è come vedere una iola senza nappo. Piglia il cuore. La pareggia! Ciao, tu tieni il breve, che si dice? Oh, tutto a posto, tu come stai? Tutto bene, grazie. Non ti potevo lamentare. Tuo marito unne, Totti, dov'è? Basta, non faccio più a Totti, a finire sta farsa. Sì, a sarsa, falle che la sarsa, dice Porpetti, faccio un bianco che la sarsa, la stessa cosa, falle che la sarsa. Se hai un poco di imbarazzo, falli in bianco, giusto? Fallo giassi, certo. Fallo giassi, tuo marito, dov'è? Fallo no, io, no, che no. Non entra, no, oggi non... non... Come no? Come? Ma chi sono io e Totti? No, no, qui è? Tuo sogno? Tommaso Zorzi, l'esclusiva per voi! Tommaso Zorzi? Quello del Grande Fratello? Lui! Oh, ma scusa, ma c'è un poco ridotto in nave, un poco, un pochino! Usutta, usutta! A multa, ti hanno fatta la multa. Ti ho detto, ne usci con sto coprifuoco. Senti, no, beh, adoro. Adoro. Senti, ma che ci fai a sua casa, tu? Morisci? Veramente, la casa scassa io. Ah? I love you. Ah, I love you. Siamo best friend noi due, che non lo sai. Io sì, sì. Best e Ida, you me ne stai in. Oh, ciao. Aspetta, oh, Fremo, che fa? Sei andato? Purtroppo se n'è andato, che dobbiamo fare? Se vive lo stesso, eh? È suscettibile, eh? Un po' suscettibile. Senti, papà, comunque cambiamo discorso, facciamo andare. Mi servirebbero. Dimmi, questo qua io, eh? Dai, a casa, uissi, cosa figlio, ce l'ho visto e là. No, no, ma che stai a vedere? Che stai a vedere? Senti, una cortesia, mi devi mandare i tuoi documenti? Perché mi servono i tuoi documenti per farti il contratto, capito? Non può essere. Che ti serve? Oh! I documenti? Ma da dare i documenti! Ah. Non ci vorrà! Dammi 2 giorni e ti mando i documenti! Ma perché 2 anni? A me mi serve un'ora, ma poi scusa, non mi servono i soldi! Ma ci stanno le fotografie! Ah? Che ci mette mi, e foto mi! E che mi fai un documento falso? Che poi scusa, a me non mi serve un documento di Ido, mi serve un documento tua mia! Dove sta? Non ci potevo urlare tuo documento, perché? Non c'è! Perché? Non c'è! Non ce l'ha, l'Ivadia, a quest'ora! Come a quest'ora? No, a quest'ora mi chiedi tu i documenti, certo, pure tu che mi chiedi i documenti a quest'ora. Vabbè, senti, ti faccio sapere se i giorni, controllo tutto e ti rimando, va bene? Mi state facendo impazzire, no, avete ospiti, chi lo palleggia, i documenti posto. Non ci sono. Ciao, vabbè, ciao. Va, ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo. Non chiudere, Said, non chiudere, quando vedo una cosa. Qualche giorno non attacco, non attacco. Mi sta vedendo, voglio chiudere. Io sono perfettamente sicuro che ora stanno cancellando le cose. Io non tanto mi convinci. Ida invece comincia a essere Ida. Dovete avere pazienza, care mogli, bisogna avere pazienza, dovete essere tolleranti. Come quando l'ho mandata al supermercato per comprare un pacco di zucchero, Ghiscio si gira tutto il supermercato, inizia a trovare cosine per la macchina, cosine per la motocicletta, cosine per la bicicletta, cosine per il garage, cosine per la televisione, e si scorda lo zucchero, cosa dai sarici in mano. Donne, abbiate pazienza, questi mariti che quando si lavano escono dalla doccia e cominciano a bagnare, bagnano ovunque, manco se si avesse lavato un elefante, un labrador, a cominciare a scotolare tutta l'acqua. Abbiate pazienza. Mogli, vi capisco, questi mariti, ma come si deve fare? Lo capisco, come quando tagliate i capelli o cambiate il colore dei capelli. Se ne rende conto pure un fruttivendolo, ma vostro marito non ne capisce niente, perché è una cosa inutile. Pisi, non me! Mario, dai, magari la so bene aspettando a lei, però. Allora, sono Stefani, la cugina di Jonathan, quella con la certificazione internazionale dell'estetista, mi sto bella di dare, ormai mi curi con lo sappi, meglio lei che qualcun altro. Succede una cosa a me casa,
Allora, non siamo i belli rapporti che mesogiri. Anzi, ne avessi a dire manco mesogiri, ci spiego magari un picchi. Praticamente noi ci non ne frequentiamo più. Arriva un pacci come compagno, sa? Che mi sta giudicando perché è mio compagno, ancora sa? Non siamo maritati. Sa, sa. Ci telefonava a mia casa, o ci telefonava figliavo Alison, che dice ciao, non è che eri solo il nonno, tu, ciao Alison, ce l'avevi sentita a tua mamma? Sì. Sa. Ce l'avevi sentita a tuo papà? Sa. Sì. Ecco, io sono il papà del compagno di tua mamma. Praticamente che sto facendo negoziare per dire che era un nonno di Alison, ma ti pare normale sta cosa? Sa. Perciò, o me compagno, ci mettiamo una crisi, pigliavo il citofono e us disintegravo 3.000 pezzi. Sa. Ora io, come ho visto a fare senza citofono, sapi lei come ho visto a fare? Mi serve un citofonista, uno che avesse citofono. Sa. Perciò, Jonathan, i sapi tutti i cosi, e mi ha detto il numero. Nell'ordine mi deve dire se ha ricevuto il curriculum di Miss Bella d'Italia, se viene a matrimonio, i baby shower, ovattivo, muraturi. Se, ora ci cerchiamo il citofonista, attende in attesa. Va bene. Alison, mamma, uno sta cercando la lettera, un nonno, quale lettera sta cercando un tuo vocabolario? KN? AN. KU! Un nonno! Ti così utile insegnare a te. Mammina! Egna, mamma! Mammina! Avanti, pesce conservato! Ah, come è andata? Tutto a posto. È andata benissimo. Facciamo una cosa, ti lascio un attimo perché mi ha detto una cosa che ti devo andare a prendere, devo fare. Sì, mamma! Ti lascio con lui, va bene? Stai con me, Iennuro. Sì, sì, sì. Avanti! Ah, che pesce bello fresco! Sì, ancora capisco! Che simpatico! Signora Maruzza! Sì! Ma dove ci sei tu? Certo che mi ha dato detto, visto che ormai ci sta in casa. Certo, ormai sono in casa. Ormai. Certo, ormai con mio figlio, certo. Ma belle ti stanno queste capelle, sai Maruzza? Eh? Sì, ti stanno belle, mi piacciono. Mi fruttato mio figlio, ha detto cambia lucchi. Tuo figlio chi? Mio figlio Lucianetto, ora. Ma lo scudato. No. Ubisci netti fosforo. Sì, vero. Dimmi. Ma dico, non potevo magari avvicinare perché avevo. Sì, ormai siamo di famiglia! Ma che ti fa? Tu hai magari un yoko! Sì. Dimmi. Ma senti una cosa. Ma io troppo confidenziale, prendiamo affezioni. Affetto. Ma senti una cosa. Ma che affettuoso! Ma upisci cucinaste? Eh? Upisci. No, la mettere a cattocinofono, vuoi mangiare qua con noi? Certo. Ah, voglia. Ti piace, vero? Ti piace, che lo devo dare. Certo. Senti, Maruzza. Devi dire una cosa. Qui. Tuo figlio. Tuo figlio. Non mi interessa. Come non? A me piace i milf. Che sto da un certo tempo di pisci? No, con le pisci e pisci a me mi piace. A mia mi piace tu, vieni qua! Oh, a che te pare eromo? Ah, tu, ti senti ancora di latte? Pedro, mi ricaio ancora! Non sogno come a te, capisti? Pitofolo! Fuori da casa mia! Mi sta facendo venire male a lesioni! Fora! Morta sono. A questi sembra. Come la va? Said, come la va a dire, bievere? Vedi Richino mi ha mandato la lettera di autolicenziamento, si licenziavo. Ma non ci posso credere. Dici che mi ha spedito la giacca. Tindo! Voglio sapere qual è il motivo. Tindo! Che c'è scritto qua? Uire! Si vestivo come Tindo, si vestivo! Si vestivo come a chi non ti è vestito? Salve!
Non ti voglio vedere più. Dalla redazione esterna, il vostro Marco Chiddo con il collega Chino e alle nostre spalle Marte. Oh, siamo ritornati oggi sul tema culinario del territorio marziano. Nonostante le rimostranze pervenute in redazione da molti sostenitori della tradizione culinaria terrestre, specie quella di un particolare territorio, l'Italia, che fonda le sue primarie risorse economiche in questo campo. Come si evince da questa portata? La mise en place denota il resistente motto ad aggiungere c'è sempre tempo, riuscendo ancora una volta a porre in secondo piano il cereale, l'ingrediente preponderante del suddetto appena mostrato, la stizza. Ecco, appunto, se l'operatore adesso è così cortese da seguirmi nell'inquadratura, vi svelerò che cosa ha permesso di raggiungere questi risultati e la manualità che utilizzano gli addetti ai lavori. Chino, ma ti sembra in modo di liquidarmi con una lettera di autolicenziamento mia con due parole? Ti licenziasti, donna? Un giubbotto come io si è cazzato. Ma questo bobo deve sbagliare. E chi non mi chiama da qua? Oh, cavo a fare! Ecco, come avete sentito, non si trattava affatto dei soliti escamotage per distrarre il commensale con infimi sotterfugi, ma di pura e avanzata disciplina chimica. Certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per adesso, da Marte, Chiddo e Chino, è tutto. A voi la linea. A voi la linea. Grazie. Ti licenziasti? Ti sei licenziato? Ma ricordati, Chino, che chi non lavora non fa l'amore. In bianco per tutta la vita. Avanti. E anche per oggi. Oh, uoppo. Oh, Angelino, com'è? A posto? Ma quello a posto, tanto a posto non è. E che fu? Che è succedito? Che mi sento composo. E perché? E perché? Perché ti ricordo. Dimmelo, so. Volesse fare uccesso. Ancora? Chi dice queste male parole, Cristiano? Non si dicono. Uccesso! Ah, finiscila! Ma chi è sta cosa che dici? Che cos'è? Che chi gioca a cucina è andato alla pensione? Che cosa troglodita? Si chiama chef, no? Chi gioca riciste tu? Chef. Che poi perché non chiami cuoco? Che cangia? Cento, troppo, lo cuoco se ciò andavo via. Uccesso! E chi non arrasta lo stare, non lo montare, la stessa cosa. Chi sta è da televisione? Da perché dovremmo mangiare per come? Parliamo, invece parliamo per come mangiamo, la camorria è chista. A Roma la televisione oggi ci sono programmi di cucina a ogni orario. Master Chef, vuoi che fiamme, cucine da incubo. Ma quale cucina da incubo? Ma chi ne sapete faccio di cucina da incubo? Cucina da incubo, oh, su chi ti cacceresti nei film? E a me macchia, tutte le donne che ci stanno seguendo. La domenica, che c'è una parete di piatti, piattini, bicchieri, bicchierini, cucchiaio, cucchiarini, che pare che ci ha mangiato un reggimento soldati e invece erano solo quattro. Chi ti su cucina da incubo? Sti sono questi, e poi questi chef, magri, belli, petterati, muscolosi. Che discorso è? Un chef a ghiacciolo rosso e a federe di sugo, e come un diodolo grosso, non ci trino altrimenti. Che poi questi ti invitano nel loro ristorante, no? E ti fanno mangiare, chissà, c'è tu una sera ti raccogli a casa e non hai niente, ti mangi, chissà, c'è mezzo cucciettato con due gocce vuoi che tenichi parmigiano. Loro ti invitano a 80 euro a mangiarti crostino di pane di semola sul lettino di erbita con gocce di olio. E lo stesso pane con fumaggio che ti ha mangiato a tua casa e ti sentiri uno, disonesto, 80 euro, ma da tornare i soldi. Che poi una volta si mangiava nei matrimoni, Angelino, belle, tringuandere che trabuccavano di roba. Oggi nei matrimoni, partecipai ai matrimoni, la facevano, pareva una festa di un funerale. C'era un cucchierino tutto stotto, a bonamma di mezzo calamaro, con una goccia di uoglio cascata per sbaglio, strabruta, un ciuffetto di erba. Disse, ma scusa, ma in mangiare non ci voleva domandare, chissà, c'è il vitello tonnato, i funghi in sas, per essere civile. Perché dico, ma perché nel matrimonio non si può mangiare un puppettone, fa sua paura, fa sto funno, perché? Perché? Una volta era bello, ci sono stati buffet, eravamo nei buffet, non si capisce più niente, che stai, si pigliano a puzzurone, a scicci con i capelli, puzzucono in da ricchi, in da sta confusione, visti sghidare in bicciritto sopra lo tavolino, un tempo che gli è pigliare già ci avevano arato un muzzucono in da ricchi. Menano ci disse al cameriere, dice complimenti per la cascata di prosciutto, dice grazie signore, bontà sua, e complimenti per la cascata di verdura, dice. Più una sta avvenendo sta cascata di verdure, quella che c'è alle sue spalle, che niente di meno lei si è mangiato magari un rampicante, la gente mangia di tutto.
Che stai, che c'è? No, stare no. No, stai pensando, meno male che io non devo mangiare muoni. A sapere che ho mangiare me lo porto da casa. Come ti porto mangiare? Certo, mi faccio un bello pane conzato, c'è un poco di salsiccia, la caponatina, l'uovo sciroso, io esci butta. Angelino, tu sei il chiaro esempio di come in Italia i cervelli siano in fuga. E perché? Perché tu gli avevi abbandonato, io che non te ne ho cugiuto. È vero? Stai a cercare.